dovresti giocarci. È pericoloso. Ok, sei pronta? Mamma e io ci incontrammo tanti anni fa in un posto chiamato Delphi House. Era un'infermiera e io un dottore. Di notte ci raccontavamo storie. Lei mi parlava del futuro. Cose meravigliose. Cose che solo lei vedeva. Io le parlavo del passato, di una grande sacerdotessa, col marchio di una farfalla, che nel fuoco poteva vedere il futuro. Le dicevo che era magica, come la sacerdotessa. Credo che anche tu sia magica, ma dovrai provarlo. Scegli una foto, quella che preferisci. Ora chiudi gli occhi e concentrati. Adesso evoca il potere dell'antica sacerdotessa. Trova di nuovo la mamma. Cerca di indovinare dov'è la tua preferita. Che disastro. Tranquilla, sei ancora magica. Sarà sempre con te. Ricordatelo, anche se non è qui, è sempre parte di te. Se potessi guardare nel fuoco e vedere il futuro, cosa credi che vedresti?
È tutta colpa tua. Hai bisogno di aiuto. Signorina Mason, sono il sergente Blake. Ho l'incarico di seguire il caso. Posso vederlo? Prometto di ridarglielo. È un disegno che fa spesso. È greco, vero? L'Epsilon Delfica. Era anche sul medaglione. La mano apparteneva a un uomo chiamato Akal Johar. Lavorava alla Delphi House. Credo che ci sia stata con suo padre. Mio padre lavorava lì. Non sapeva che ha fondato la Delphi House insieme a quest'uomo, Lucien Flowers. Anche lui potrebbe essere un obiettivo. Senta, al momento stiamo sorvegliando la Delphi House. Programma di protezione. Condurrò le indagini da lì. Credo che per ora sarebbe il posto più sicuro anche per lei. Thank you.
Saranno fuori a fumare. Aspetti, vado a vedere. Cosa vuoi da me? Tu sei come tua madre. Tuo padre ha detto loro questo. Lui non è quello che tu pensi. Segui la musica. Trova Lodi Carter. Guarda cosa le ha fatto. Guardalo per quello che era davvero. Che cosa ci troverò? Se non guardi, non lo saprai mai. Trova Lodi Carter. Guarda tu stessa. Thank you.
Erika, le avevo detto di aspettare. Ho visto qualcosa. Delle ragazze avevano delle maschere. Già. Controllerò. Forse è una specie di terapia. Avanti, torniamo dentro. Ok. Tranquilla, troveremo qualcuno e la sistemeremo. Starà bene. Ci sono delle persone. Ok, devo andare. Ciao. Sergente Blake, ho chiamato nel pomeriggio. Devo incontrare la dottoressa Ballard. La prego di scusarci, siamo tutti un po' nervosi. Sergente Blake, Rosa Ballard. Suppongo che conosca già l'ispettore capo. Signore, lei è Erika Mason. Mi spiace incontrarla in circostanze tanto difficili. Cosa possiamo fare per farla sentire a suo agio? Va tutto bene. Dispiace anche a me. Andiamo. Ti faccio strada. Immagino che non ti ricorderai di me. Io lavoravo con tuo padre. Mi occupavo di te quando eri piccolo. Conosceva i miei genitori. Oh, certo. Tuo padre mi ha insegnato tutto quello che so. E tua madre era incredibile. Un'infermiera brillante, così intelligente e divertente. Comunque, questa è la tua. Forse la riconoscerai. Signor Steinbeck, il portiere di notte è di sotto se hai bisogno di qualcosa. Guarda sotto il letto, zio Lucien ha lasciato qualcosa.
Vedi il braccio? È proprio come te. Sul tappeto, è pulito. Kirsty, ho detto che potevi aiutarmi, ma se pulisci devo esserci anch'io, ok? Lo sai, niente pulizie senza supervisione. Puoi spegnerla? Ti dà fastidio? Perché non vieni qui a dirmelo? Andiamo, Toby. Sto suonando. Lasciala stare. Come vuoi. Ehi, temeraria. Vieni qui. Non farci caso, ha qualche disturbo emotivo. Perché non crepi, Anna? Che cosa suoni? Questa è aria per Delphi di qualcuno. Non so, mai sentito nominare. Vieni, siediti, ti faccio vedere. Vedi questo pezzo? È facile, solo 4 note. Pa 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 pa. Io faccio il resto. Niente pulizie senza supervisione! Kirsty, va tutto bene, tranquilla.
No, 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 no. No, non, non potete, ci provare. Non è permesso. Kirsty, no, no, Kirsty, no, ora no, calma. No, no, aiuto, calma. Aiuto, aiuto. Kirsty, no. Lasciami. Lasciami. Bene, tenetela ferma. Lasciami. Vi prego, lasciatemi. Lasciatela stare. Sono calma. Il sergente Blake è qui. Ti aspetta in ufficio. Avanti. Mio Dio. Erica Mason. Sei uguale a tua madre. L'ultima volta che ti ho visto, arrivavi a malapena alla scrivania. Sono Lucian Flowers. Ho fondato questo posto insieme a tuo padre. Prego. L'ho riconosciuta dal ritratto nell'atrio. Per carità, quello è terribile. Se non fosse stato per tuo padre, l'avrei fatto togliere. Hai dormito bene? Bisogna abituarsi a questa vecchia baracca. Sto bene. Grazie per l'ospitalità. Tuo padre mi era molto caro. È un piacere. Io spero non ti dispiaccia, ma ti ho portato una cosa. Era di tuo padre. Tua madre glielo regalò il giorno del matrimonio. Io l'ho conservato. Ehi, scusatemi. Stavo parlando col medico legale. Erica, è molto probabile che chiunque abbia ucciso suo padre abbia ucciso il signor Johar. Potrebbero esserci altre vittime che non conosciamo. Sono in pericolo. Tutto ciò che sappiamo è che chiunque abbia ucciso il signor Johar è interessato a lei. Onestamente, non abbiamo molto in mano. Il signor Flowers ha suggerito qualcosa che potrebbe aiutarla a ricordare il volto dell'assassino. Ho dei flash, degli incubi. Una sagoma di donna con una pistola. Tutto qui. È come una terapia. Fu sviluppata da tuo padre e potrebbe aiutarti con i tuoi incubi. È del tutto indolore. Perfettamente sicuro. Ok. Ok, lo farò. Le immagini che vedrai servono a rilassarti e ad aprirti la mente. Tuo padre ha progettato la terapia di regressione per aiutare i pazienti ad affrontare i traumi. La prima è solo un test. Di quello che ti passa per la testa. Cielo. Ok, bene. Se ricordi qualcosa di importante, scrivilo. So che rivivere i traumi è difficile, ma sei al sicuro. Cominciamo. Natura. Culto. Fattoria. Pericolo.
spiacevole. È troppo veloce. Disegnato per tutto il tempo. Perché hai disegnato lei? Perché hai disegnato tua madre? Tua madre mi disse che questo posto era tutta la sua vita. Lavorò qui. Si innamorò qui. Ti partorì qui. E infine morì qui. La dottoressa Ballard mi ha detto di mostrarti questo. Sottoporti a tutto questo è stato incredibilmente coraggioso. Non mi sorprende che tu abbia visto tua madre. È un processo, Erika. Richiede tempo. Voglio riprovare. Devi riposare, schiarirti la mente. Possiamo riprovarci un'altra volta. Andiamo. Voglio mostrarti una cosa. Ti serviranno queste. Tuo padre ha piantato gli oleandri in memoria di tua madre. Erano i suoi preferiti. Ci hanno sempre portato fortuna. Lasciami stare! Lasciami in pace! Lasciami! Mi spiace. A volte le ragazze hanno giorni difficili. Ma alcune di noi preferiscono tenere tutto dentro. Anna, non credevo fossi in piedi. Questa è Erika Mason. Starà con noi per un po'. L'ho salvata da Toby sanguinando eroicamente sul pianoforte. Porto questi alla dottoressa Ballard. Facciamo profumi. Vuoi venire? Ma che problema è?
Oppure potresti spassartela con Toby. In realtà stanno per servire il pranzo. È un bel mazzo. Potresti andare a mangiare un boccone con le altre ragazze per conoscerle. Forse dovrei andare da Toby. Ok, ci vediamo in giro. Erika, è bello che tu voglia andare da lei. Ricorda che alcune ragazze qui possono essere piuttosto manipolatrici. Fa attenzione, solo questa. Cosa stai facendo? Perché mi segui? Lasciami. Sei una turista. Non sai nulla. Questo posto ha dei segreti. Devi stare attenta o ti farai male. Cosa significa che ha dei segreti? Capisco. Sei in cerca di avventura. Non è così? Bene. Vieni con me. Carino, eh? Tieni. Una cosetta che ho preparato prima. Sto bene così, grazie. Se stessi bene, saresti nel mondo reale, a fare la spesa e a scoparti il vicino. Merda. Ti farà crescere i peli sul petto. È vero che ti è arrivata una scatola con una mano? Sei qui solo per nasconderti? Sì. Tuo padre era una specie di medico genio. Ha creato questo posto insieme a Lucien Flowers. Sì. Dimmi di tua madre. So che è morta qui. Sì, credo di sì. Aprilo. È solo un disegno. La ragazza che l'ha disegnato è morta. Faceva degli strani sogni. Fiori rosa che cadevano dal cielo. Le sanguinava il naso. Convulsioni. E poi disegnò questo. Sangue dal naso. Già, come Anna. Io non l'ascoltavo. Credevamo che fosse pazza. Ma dopo che è morta, ho trovato quello. Vai. Vedi questo simbolo in basso? Viene da un antico tempio in un posto chiamato Delfi. Prendevano delle donne
e le drogavano fino a farle impazzire. Credevano di riuscire a far vedere loro il futuro. Le ragazze si ammalarono. Avevano crisi epilettiche, convulsioni. Credi che qui facciano quelle cose? Lo so che sembra folle, ma guarda qui. C'è qualcosa qui dietro. Un tunnel, roba del genere. Ehi. Lo sai come nonno Flowers ha fatto i soldi? Con i futures in borsa. Sono stanca. Tu sei stanca? Guardate chi ha ritrovato la strada. Dove diavolo sei stata? Ti ho cercata dappertutto. C'è posta per te. Sembra costosa. È bellissimo. Aprilo. La scatola è stata spedita ieri. Stiamo cercando di ottenere una descrizione del mittente. Ecco, guardi questa. È la casa di Carl Steinbeck, il portiere di notte. Abbiamo una squadra lì. È morto. Non c'è il corpo, ma temiamo il peggio. Perché?
Perché aveva quel simbolo tatuato sul braccio? Una volta era sull'insegna all'ingresso. Viene dal tempio di Apollo a Delfi, in Grecia. Il loro motto era «Conosci te stesso». Tuo padre trovò che era adatto a noi. Dopo la sua morte togliemmo i simboli, ma il tatuaggio di Carl è rimasto. E poi c'è questa. Perché mandare la bambola? Era un regalo di Lucien. Me la diede prima che morisse mio padre. Erika passava tanto tempo qui, non c'erano altri bambini. Cercavo sempre di farle avere dei dolci o dei giocattoli. Era uno di quelli. Dovremo tornare a casa sua. Dovrà dare un'occhiata in giro, controllare che non manchi nient'altro. E potrà prendere dei vestiti, qualunque cosa le serva. Pare che dovrà restare qui per un po'. Va tutto bene. Chiedo ai vicini se hanno visto qualcosa. Si è introdotto nella porta accanto. Polizia, può venire alla porta? Oh, merda. Resti dentro. Chiuda la porta. Polizia, aprite la porta o sarò costretto a sfondarla. Sto per sfondare la porta. Ammalarsi e morire. Anche tua madre lo ha visto. Lei è viva, Erika. Insieme, noi possiamo salvarla.
Si alzi. Dobbiamo andarcene. Carl Steinbeck è morto. Stanno portando Anna a fare un'operazione. È cresciuta in una casa famiglia di merda. Ha finto di essere depressa per uscirne ed è finita qui. Non era neanche malata. E adesso le apriranno la testa. Andiamo. Guarda nel comodino. Cerca qualsiasi cosa che sembri strano, fuori posto. E questo a che serve? Stiamo indagando. Indagare serve come? Potresti esserci tu. O io. Li vedo nei miei sogni, petali rosa che cadono. Proprio come Anna. L'ho visto anch'io. Erika. Dov'è Anna? È andata. Anna è andata. Dobbiamo solo rivedere alcune prove trovate nel parco. È quasi tutto in laboratorio, ma vorrei controllare un paio di cose. Non preoccupate. L'ispettore capo ci ha chiesto di farlo qui. Non potremo farlo alla Delphi House? Ci ho provato, ma la dottoressa Ballard si è opposta. Dopo quello che è successo con Hannah, non posso darle torto. Vi aspettavo. Entrate. Ispettore capo, cosa ne pensa? Ci siamo vicini. È lei. Sì, è lei. Ok, bene. Che mi dice di questa? L'abbiamo trovata nel suo appartamento. Suo nome è Mia Green.
suo nome è Mia Green. Era una paziente alla Delphi House. Era una grande amica di tua madre. Era molto protettiva con lei. A volte in modo aggressivo. Che cosa aveva? Lei era difficile, a volte violenta. La sua infanzia fu estremamente spiacevole, ma l'amicizia di tua madre le diede grande conforto. Erika, la notte in cui morì tua madre, Mia Green entrò nel dispensario. Si procurò un'overdose e morì. Ma io l'ho vista. Abbiamo chiesto al giudice di riesumare il corpo. Fino ad allora la compagnia telefonica cercherà di rintracciare quella chiamata. Le serve aiuto? Ce la faccio, grazie. Le dispiace? Casa Colker. Sì, sono il sergente Blake. Subito. Devo andare. C'è un intruso alla Delphi House. Vengo con lui. Lei no. Non è sicuro. Ok. State attenti. Erika. Stai bene? Sanguini. Andate. Ci penso io. Il bagno è di là, in fondo al corridoio. Non può sbagliare.
Ciao, Eric. Ti sono mancata. Tu sei morta. Non ancora. Non come l'ispettore capo e gli altri. Steinbeck, Joa. Erano coinvolti tutti. Non ti farei mai del male. Non ti avvicinare. Non sono qui per farti del male, ma per proteggerti. Hai ucciso mio padre. Lui mi ha reso un mostro. Lui ha preso tua madre e l'ha rinchiusa. C'è un altro mondo sotto Delphi House. Passaggi segreti e porte nascoste ti conducono lì. Ti ho dato il medaglione. Era la chiave di tutto. Ma tu l'hai dato via. Ce n'è un altro. Ed è proprio lì, di fronte a te. Le serrature sono nei muri. Trovane una e vedrai tu stessa. C'è una vecchia fattoria nel bosco, tra qui e Delphi House. Ti aspetterò lì. Vieni sola. Sarei dovuto restare. Non c'era nessuno qui. Solo una ragazza che è entrata nella farmacia. Qualcuno è ferito? Solo qualche graffio, niente di grave. Non preoccuparti. Stai bene? Posso fare qualcosa? Sto bene. Cerca di dormire. Sarai al sicuro qui, promesso. Starò bene. Sicura che non abbia detto niente? Qualcosa che ci aiuti a trovarla? No. Niente. Se hai bisogno, sono di sotto. Possiamo darle. Il resto deve restare qui. La gente sta morendo. Dovrei saperne di più. Ok, non dovrebbero morire. Questo potrebbe causare grossi guai per quello che faccio. È il lavoro di una vita, lo capisce? E che cosa fa esattamente qui? Non sono affari suoi. Sembra che niente sia affar mio. Lei faccia il suo lavoro. Si occupi di Erica nel modo... E come? Nel modo... corretto. Nel modo corretto. Non le dirò altro.
Chi c'è? Cercano visioni del futuro, ricchezze e potere. Ma non possono vedere senza una farfalla. Per questo presero tua madre. Per questo vogliono te. È prigioniera, Erika. Usciti a me. Insieme possiamo salvarla. Come si fa? Sei tu. Sempre stata tu. Mi parlava del futuro. Cose bellissime che solo lei poteva vedere. Thank you.
Io le parlavo del passato, di una grande sacerdotessa col marchio di una farfalla. Che cosa mi hai fatto? Come sono arrivata qui? Con questo. L'ha fatto tuo padre. L'ha attestato su tua madre. E lo ha fatto anche su di te. Potrò farti fare qualsiasi cosa se lo inalerai. È così che ci ha plagiato e ci ha reso sue schiave. Tieni. Una cosetta che ho preparato prima. Mio padre ha piantato gli oleandri in memoria di tua madre. Erano i suoi preferiti. Le vedo nei miei sogni. Petali rosa che cade. Li porto alla dottoressa Ballard. Facciamo profumo. Che lui abbia bruciato in quella lampada. Cosa credi che abbia fatto a te? Sto morendo. Per quanto ancora? Non ha importanza. So di essere un mostro. Io merito di morire. Tua madre aveva questo marchio. Ecco perché tuo padre la voleva. Ecco perché vogliono anche te. Una ragazza che guardi nelle fiamme e veda il futuro. Delle sacerdotesse del fuoco. Che cosa credi? Lui era uno di loro. Guarda tu stessa. Tuo padre convinse Lucia che unendo la scienza e i rituali potevano vedere il futuro e controllarlo. Tua madre era il pezzo mancante. Tua madre è viva, ma si sta spegnendo. Senza di lei sono ciechi. Non ci vedranno arrivare. Possiamo farla finita. Possiamo andare a liberarla. Taglia il filo. Tienilo.
potrebbe servirti ancora. Ellie. Il medaglione. Devono averlo sigillato. Seguimi. Non possiamo lasciarlo vivo. Darebbe subito l'allarme. Avevi altra scelta. Andiamo. Qui ci vedranno. Ho capito. Cosa vuole che faccia? Nel caso di Fiso, sì, ci farai pazzire. Dobbiamo staccare le luci. Portami alla porta segreta. Non abbiamo molto tempo. Avresti dovuto farlo. Credevo che fossi un poliziotto. Credevo fossi una vittima. Stai bene. Dobbiamo muoverci. Devi correre alcun rischio. Tu devi liberare tua madre. Devi fare qualunque cosa sia necessaria. Prendi questa. Promettimi. Se ti serve, usala. Te lo prometto. Grazie. Thank you.
Non puoi stare qui. Toby deve fare la terapia. Che cosa fa? Ti stanno cercando. Hanno trovato un corpo in giardino. Io credo che tu sia malata. Lascia che ti aiuti. La svegli subito. No, è pericoloso. E la sua terapia non si può fare. Ci vuole tempo. Aspetto. Estratti i tubi, inizieranno le convulsioni. Ma posso darle un po' di epinefrina e nell'armadietto. Va iniettata. Toby! Kirsty, scappa! Non dovrei essere qui, ma non potevo abbandonare Toby. Dobbiamo svegliarla. Prova a tirare fuori i tubi ora. Fa qualcosa! Non è sicuro qui. Puoi camminare. Portala via da qui. Erika. Che cosa è successo? Sono io. Ti prego. Metti giù la pistola. Erika, qualunque sia il problema, possiamo risolverlo. Te lo prometto. Ascolta, adesso parliamone. Qualsiasi cosa che ti stia succedendo, possiamo affrontarlo. Non sparare, Erika. Ti prego, non sparare.
Thank you.